Leonardo Abreu, nuovo attaccante del Campobasso, sicuramente vieni in rossoblù con molti stimoli. Sì, vengo con molti stimoli, ho voglia di fare bene con questi colori, non vedo l'ora di iniziare il campionato e stare insieme a tutta sta gente che ho conosciuto quando ho giocato nel girone F, e già da lì, già da allora sono rimasto affascinato dai tifosi e da tutta la gente. Sicuramente Ricamato e Ricciardi, due nuovi innesti del Campobasso che hanno giocato con te 2 anni fa nel Matese, puoi spendere una parola di garanzia per loro? Sì, a Ricamato l'ho conosciuto anche quando ho giocato a Cassino, al Matese no, perché l'anno che stavo io non c'era lui, però lo conosco dai tempi del Cassino, quando abbiamo giocato insieme, è un giocatore forte, è un pochi centrocampisti che vede la porta, si incidisce bene, è un ottimo giocatore. Ricciardi purtroppo non lo conosco perché lui l'anno scorso è andato al Matese, non abbiamo giocato insieme, però ho seguito tanto il loro campionato, è un grandissimo giocatore, credo che tutti e 30 altri giocatori insieme alla squadra faremo bene per il Campobasso. Senti, l'anno scorso al Flaminia Civita Castellana, 2 anni fa al Matese, quindi conosci bene il girone F di Serie D. Che girone sì. Sarà? Se sarà il girone sì, F? Sì, no, quest'anno sarà diverso, sarà più competitivo, visto gli acquisti che stanno facendo le altre società, sarà più forte da quello che ho fatto nel tempo che c'era anche il Campobasso nel girone. Spero che la squadra, cioè, ci prepariamo bene e speriamo di fare il meglio per toglierci delle belle soddisfazioni insieme ai tifosi tutti quanti. Che piazza ti aspetti a Campobasso dopo il ritorno in Serie D? Sicuramente tanto entusiasmo, tanta gente allo stadio, con voglia di prendere l'obiettivo che sappiamo tutti qual è quello di prendere la Serie C il prima possibile e tornare ai professionisti. L'attacco dovrebbe essere a posto secondo quanto dice il direttore sportivo, Ripa, Lombari, ci sei tu, quindi Abreu, lo stesso Corvino, Di Nardo, un attacco con 5 punte, giocheranno 2. Che attacco è sulla carta? Sulla carta si vede, si parla dei numeri, del stesso Corvino, io lo conosco perché ci ho giocato contro, sempre che ci ho giocato contro non è andata bene per me, che è un grandissimo calciatore. Gli altri lo seguiti un po', sono tutti forti, sarà una bella competizione tra di noi per vedere che prende il posto, una competizione solida, ecco, chi ci troverà pronti, poi le scelte fa il mister, ci dobbiamo far trovare tutti pronti per aiutare la squadra, ecco. Leonardo Abreu, concediamoci da questa intervista con un tuo messaggio ai tifosi rossoblù in ascolto. A tutti i tifosi voglio dire che di venire a sostenere ogni domenica per toglierci delle belle soddisfazioni, che noi suderemo la maglia per loro e per tutti quanti, forza Campobasso.